Tutto rimandato al prossimo 10 aprile, il tavolo non ha prodotto l'accordo che noi sindacati ci aspettavamo, abbiamo rigettato presso il tavolo ministeriale la proposta di SSI di trasferire il personale attualmente in Stellantis a favore di SSI stesso attraverso una sorta di candidatura volontaria. Riteniamo che questo non sia accettabile e abbiamo chiesto in questa sede istituzionale la possibilità di realizzare un accordo quadro che definisca le modalità di trasferimento del personale, che dia il diritto a tutti i lavoratori attualmente dipendenti di Stellantis di essere trasferiti in SSI a partire dal prossimo 2024.